Pronto? Sì, ma la signora riposa. Cosa? Certo. Sì, la informo immediatamente. Era all'ospedale, signora. Hanno comunicato che purtroppo suo marito è morto. È terribile. È proprio quello che stavo sognando. È finita. Per lui la morte è stata la cosa migliore che gli potesse accadere. Ho usato tutte le risorse della scienza per salvarlo, ma le sue condizioni erano disperate. Adesso almeno, poveretto, ha finito di soffrire. Grazie di quello che hai fatto per lui. Signora, ho l'impressione che vostro marito abbia cercato di dirmi qualcosa prima di morire. Purtroppo però non ho capito che cosa. Ma com'è possibile? Erano mesi che non poteva più parlare. Lo so. Eppure quando gli misurai la temperatura ieri notte, vidi che si sforzava di parlare, ne sono sicurissimo. Sfortunatamente, proprio in quel momento, ebbe un altro violento attacco che lo stroncò. Ha cercato veramente di dire qualcosa? Sì. Ma è impossibile. No, è la verità. Non può essere. La malattia di mio figlio non era reversibile. Il suo cervello era distrutto. Non avrebbe mai potuto rientrare in sé. Lo so, è vero. Eppure, signora... Non insistete, vi prego, dottore. Prepariamoci per le esequie, siamo già molto in ritardo. Che cos'è stato? Una giuntura che ha scricchiolato irrigidendosi. Accade alle volte. Potreste riaprire il coperchio della bara? Ma... Fatelo, per favore. Yoshi, smetti. Ve ne prego. Sì, apri. La signora Mitake? Sono l'avvocato Daimyo. Sì? Vostro marito mi aveva affidato un incarico. Mi dispiace molto importunarvi. Questo è l'atto di proprietà della villa. La villa? Sì. Nessuno sapeva della sua esistenza. Ma fu lì che la sua povera mente diede i primi segni di squilibrio. Una casa che la gente chiama il Pozzo di Satana. Sono venuto per consegnarvi personalmente l'atto di proprietà e la chiave del cancello.
Ma che strano. Cosa c'è? Non si apre. Siete voi? Il custode di questa casa. Il custode? Al vostro servizio, signora. Ditemi, voi lavoravate forse per mio marito? Sono molti corvi qui. Il parco ne è pieno. Vivete qui da solo? È la prima volta che ci vengo e confesso che mi fa una certa impressione. Qual era la camera di mio marito?
No, aspettate. Voi sapete cosa lo fece impazzire e com'è stato, vero? Eravate già qui con lui. Dovete dirmelo. Sono pronta a tutto. Vidi il signor Mitake proprio qui davanti, con un cadavere fra le braccia. Quello di una ragazza. Scendete, ci sono delle visite. Siamo noi, cara. Che razza di casa, ha un'aria talmente lugubre. Non mi meraviglio davvero che Yoshine sia rimasta suggestionata. E del resto se la chiamano il pozzo di Satana. Io sono certa di aver sentito ridere. Insomma, si sarebbe trattato di uno spettro. E perché gli spettri dovrebbero prendersela con te? Secondo logica, fra tutti noi dovrebbero avercela con me piuttosto. Perlomeno gli spettri dei miei più sfortunati pazienti. Non è vero, dottor Yamashita? Già. Ho avuto la sensazione che qualcuno mi stesse fissando. Non dire sciocchezze. Oh, ma non sai parlare d'altro. Signora, può darsi che sia stato uno scherzo della sua immaginazione. E avrei immaginato anche il corvo. Questo forse no. Ma venite, voglio mostrarvi qualcosa. Ecco, vi prego di osservare. Il soffitto e le pareti non si incontrano secondo una giusta angolazione. È un fenomeno abbastanza comune. Con gli anni, le intelaiature e le travi si incurvano indipendentemente dalla solidità delle strutture. E così l'intero edificio, un po' alla volta, cambia lievemente d'assetto. Questo molto spesso provoca degli scricchiolii e dei rumori, altrimenti inspiegabili. Un fenomeno che può fare impazzire chi non ne conosca la causa. Comunque, se sono qui, è appunto per chiarire quali sono stati i motivi della pazzia di vostro marito. Quali suggestioni o quali fatti reali hanno potuto sconvolgerne per sempre la mente. Voi dovete cercare di comprendere il professor Mitake, però è davvero un po' difficile per lui credere al misterioso intervento di forze soprannaturali. In quanto a me, io sono convinto che la spiegazione sia da cercarsi in questa casa. In questa casa? Ah, scusatemi. Non volevo assolutamente spaventarvi ancora di più. E anzi, voi dovete cercare di controllare al massimo i vostri nervi. Convincetevi che tutto può essere spiegato normalmente. Che significa? Non so. Guardate, che strana statua. Sembra dell'epoca a cui appartiene la villa. Una riproduzione di una statua ancora più antica. L'immagine di Satana, secondo le primitive concezioni della magia nera. Una penna di corvo.
Yoshi. Sì. Siediti. Devo parlarti. Neanch'io sapevo di questa villa di Chonin. Non ne immaginavo assolutamente l'esistenza. Ti credo. Ma questo non rende meno dolorosa per me la scoperta. Non so proprio che pensare. Curiosamente però è un tipo di casa che mi interessa molto. Che ho sempre cercato. Perché? La villa è in ottima posizione. E per di più è splendidamente isolata e circondata da un vasto bosco. Sono sicuro che con le opportune modifiche sarebbe senz'altro una perfetta casa di cura. Una magnifica occasione per liberarmi dal ben poco redditizio tran tran ospedaliero. Sono certo di poter ancora lavorare come un giovane. Si sta facendo molto tardi. Come? Non vuoi sentire la conclusione? Che conclusione? Vedi, cara, al funerale un conoscente ha creduto che tu fossi mia moglie. Tu sai che è morta molti anni fa. Ma l'equivoco non mi è dispiaciuto affatto. In fondo vuol dire che sono abbastanza giovane per avere una moglie come te. Non credi che sarebbe il caso che venissimo a un accordo? Dovresti pensarci. Sarebbe una buona soluzione. Che cosa fate? Strofinava il pavimento a quest'ora. E proprio sotto quell'orribile statua dell'ingresso. Ah, molto strano. Ed era come se facesse una cosa penosa, ma assolutamente indispensabile. Vostro zio viveva con una donna, la sua segretaria? Sì. Il gobbo deve sapere certamente se fra loro due accadde qualcosa. Mi spiace che domani voi ve ne andiate. Perché? Ho paura, sento che qualcosa di orribile sta per accadere.
Cosa c'è? Zio Yoshi! Cos'è accaduto? Signora. Signora! Zio Yoshi! Yoshi, cos'è accaduto? Quella risata. Quella sua orribile risata. Risata di chi? Di Chonin, vuoi dire? Vi aiuto io. O'Hara. È stato lui. Sono sicuro che è stato lui. Ma che cosa dici? Ne sono certo. Chi altri può essere stato? E perché mai l'avrebbe fatto? Non lo so. Ma credo che voglia cacciarci dalla villa. Sta facendo di tutto per spaventarci. Io ho paura che Johnny abbia veramente ucciso una ragazza in questa casa maledetta. Non dire sciocchezze. Non crederai che tuo marito sia stato un assassino. Quell'orribile risata dell'altra notte era la sua, ne sono sicura. Insomma, sei convinta che si trattava dello spettro di Chonin? Che idiozie. Avete detto che ieri notte siete stata travolta da un forte vento. Sì. Te lo sarai immaginato. No, un forte vento improvviso entrò dalla porta in fondo al corridoio. Quella porta che non si apriva? E che poi si aprì improvvisamente da sola senza che le facessimo nulla? È di lì che entrò il forte vento che vi travolse? Sarà stato un altro trucco di quel dannato gobbo. Sono sicura che Johnny stava cercando di darmi qualche avvertimento con quell'orribile rumore che udì all'obitorio. Te l'ho già detto, si è trattato di un fenomeno naturale. Non credo. Anche in sonno tentò di comunicarmi qualcosa mentre stava per spirare. E subito dopo mi telefonarono per comunicarmi che era morto. Forse voleva soltanto chiederti perdono della vita scandalosa e riprovevole che aveva condotto. No, sono certa che è come dico io. E non è vero che mi stai immaginando cose che non esistono. Tutte assurdità. Smettila. Comincio a pensare anch'io che dopo tutto potrebbe anche non trattarsi di sola immaginazione. Intendete forse dire che le credete? No, non è questo. Eppure la sua mano è stata ferita da qualcosa o qualcuno. Una strana ferita che non trova spiegazione nell'ordine naturale delle cose. I corpi. Sono tutti cadaveri di corpi. Oh. Guardate laggiù. Questo elmetto è stato messo qui di recente. È molto strano. Il parco mi sembra ancora più fuori del comune della villa. Lì ci sono delle tombe. George, Judy... Irene. Chi saranno stati? Non certamente dei corvi. Non si apre. Eppure vi garantisco che ieri si è aperta. Qualcuno l'avrà chiusa a chiave. Già, può darsi che sia stato il gobbo. Cerchiamolo. Ha aperto la porta. Sei stato tu, O'Hara. Chiamava Judy. Chiamava chi? Una voce là. È la cantina.
È stato il gollo. Ehi. Aspetta! Sei stato tu a fare quell'altare in cantina? Avanti, che cosa significa? È quel corvo? Devi darci una spiegazione. Non vuoi rispondere? Avanti, parla! Ti conviene dirci quello che sai. Ehi, rispondi! Tu conosci il segreto di questa casa, allora devi dircelo. Qual è? Forza! E questo cos'è? Dove l'hai preso? Su, voglio sapere a chi apparteneva. Parla, se no... Lasciatelo! Non fategli del male, ve ne prego! Adesso, dopo tutto quello che ho visto, signora, sono disposto a credervi. Il corvo in cantina aveva nel becco un crisantemo bianco come quello che aveva in bocca John. E allora? Cosa vorrà dire? Chissà, forse il significato è lo stesso. E cioè? Un avvertimento, forse, di non venire qui. Scusate, ci sono altre visite. Ah, siete voi. Scusate questo mio improvviso arrivo. Oh, buongiorno. Volevo avvertire, ma non mi è stato possibile. Inoltre, per la strada siamo rimasti senza benzina e abbiamo chiesto un passaggio a un'auto sportiva che veniva qui. Un'auto sportiva? Sì. Siete voi il dottor Yamashita? Appunto. Vi aspettano fuori. Ah. E ora, col vostro permesso, vorrei presentarvi Miss Susie Akemi. Lin! Ciao, come stai? Ti odio. Su, non è vero. Se no, non saresti subito corsa qui. Potevi anche dirmelo che partivi, no? Non ho fatto tempo. Su, vieni dentro ora. No. Sei proprio in collera? No, ma veramente è questa casa che non mi piace. Era quella l'amante di Johnny? Sì. E un anno fa sono stato io a fare in maniera che vostro marito si separasse da lei. E ora che cosa vuole? Ecco, prima del fallimento della sua società, vostro marito le aveva promesso il versamento di alcuni premi speciali. E ora lei, avendo letto sui giornali la notizia della morte, è venuta a reclamare che le venga pagato integralmente tutto ciò che è di sua spettanza. Mi dispiace molto. A quanto ammonta la somma? A 20 milioni. 20 milioni? Se lui fosse ancora vivo, sarei anche disposta ad aspettare. Ma purtroppo è morto e allora mi sono resa conto che se qui non mi do da fare, questi soldi non li vedrò mai più. Mi dispiace, ma non posso pagarvi. Veramente l'avvocato mi ha detto esattamente il contrario. Non c'è denaro. Ormai la ditta di mio figlio è passata in altre mani. A noi non sono rimasti che i debiti. Beh, vi resta ancora questa villa, se non sbaglio, vero? Che ha detto tuo padre? Di sì? Ti interessa? Non scherzare. Papà è d'accordo. Davvero? Sì, ha detto che potresti anche ottenere la direzione dell'ospedale. Sono felice. Ti ringrazio. Però devi riuscire a fare in modo che il dottor Mitake si dimetta. Pensi che ti sarà possibile? So che il suo passato non è di certo molto pulito. E sono anche in condizione di provarlo. O'Hara è qui, vero? Mm. Dicono che è innamorata di te. E tu l'ami?
Cos'è stato? Venne a sbatterci una motocicletta. E chi c'era sopra rimase ucciso. Devi dirmi cosa sono quelle tre tombe sulla collina. Ce n'è una con su scritto il nome Judy. Ho udito la voce di un uomo che la chiamava. Già due volte. Se sentirete la voce, non potrete andarvene da questa casa. Aspetta. Avvocato, voi che ne pensate di questa storia? Ma devo ammettere che non è un problema molto semplice. Comunque, vorrei prima darvi lettura del testamento di vostro figlio. Ah, c'è un testamento. E dove l'avete trovato? In una cassetta di sicurezza di cui mi aveva affidato la chiave. Dentro c'era anche l'atto di proprietà di questa villa. Come potete constatare, non c'è alcun indirizzo sull'involucro esterno. È per questo che non l'ho notato subito. Secondo la data che vi appare, esso sarebbe stato redatto 9 mesi fa, e cioè 2 mesi prima che vostro figlio si ammalasse. Non dice niente della società e da esso risulta che tutte le sue proprietà, meno questa villa, naturalmente, erano ipotecate. Ma che dice della villa? È questo che mi interessa, avvocato Daimio. Ah, allora vi leggerò il paragrafo relativo. È qui alla fine, dopo tutte le altre disposizioni. La villa apparterrà a mio padre Arashi, in unione alla mia adorata moglie Yoshi, a condizione che egli ne diventi il tutore, pensi al suo mantenimento e se ne assuma la responsabilità provvedendo alla sua sistemazione. Insomma, la casa appartiene a me e a Yoshi. La sostanza è questa, vero? Esatto. E ora un'ultima cosa. Alla morte di uno dei due beneficiari, l'altro avrà diritto alla piena proprietà. Insomma, avvocato, che cosa mi dite dei 20 milioni? Che sta al professore e alla signora a decidere. Perché dovrei pagare? Non ne vedo la ragione. Si tratta di una promessa verbale. Sentiamo l'avvocato. Mi dispiace molto, ma non c'è nessuna dichiarazione scritta. Ma che sta facendo? Il doppio gioco, forse? Vi prego, andiamo a discutere fuori di qui. Non era questo che mi aspettavo da te. Non arrabbiarti, ho le mie ragioni per agire così. No, sono stufa dei tuoi trucchi. Se non posso avere i soldi da loro, vuol dire che me li darai tu. No, no! Tu! Oh, voi, Lin, quando siete arrivata? Yamashita ha qualche cosa da dirvi, professore Arashi. Ah, sì? Di che si tratta? Posso chiedervi di uscire un momento, signora? Perché non volete che Yoshi rimanga? Meglio di no, per il vostro bene. Che intendete dire? Avanti, non perdiamo altro tempo. Sono pronto ad ascoltarvi. Ho in mano le prove che durante la guerra in Cina avete vivisezionato dei prigionieri. No. Se darete senza far storie le dimissioni dall'ospedale, farò in modo di tenere segreta la cosa. Ma questo è un ricatto, come osate? Chiamatelo come volete. A me interessa soltanto conoscere se volete mantenere il segreto sulla faccenda o no. Io non ho fatto niente di cui debba vergognarmi.
I miei esperimenti hanno avuto per fine il progresso della scienza medica. C'è chi ha ragione di dubitarne. Calunnie! Speriamo che riusciate a convincerne il consiglio dell'ordine. È certo comunque che i vostri metodi ormai sono largamente sorpassati. Siete in ritardo, professore, se non ammettete l'importanza dei fenomeni spiritici. Credete? Un cumulo di sciocchezze. All'estero sono di parere diverso. E anzi, in alcuni casi hanno anche saputo usarli nella cura di certe specifiche nevrosi. Insomma, secondo voi dovrei credere allo spettro di mio figlio? Perché no, se esso è una realtà. Certo, ma che esso lo sia, dovrete dimostrarmelo. È ridicolo credere negli spiriti. Chi lo sa? Io, ad esempio, non mi meraviglierei affatto che questa casa fosse stregata. Non vedremo nessuno spirito, è una stupida idiozia. Mi rifiuto di sprecare il mio tempo. Aspettate ancora un po'. È una pura scemenza. Vado a letto. Professore, aspettate. Anche se non vedremo nessuno spirito, forse potremo parlargli. Il sistema del tavolo è largamente collaudato ormai, voi lo sapete. Complimenti. E mi rivolgo soprattutto a voi, Yamashita. Vedo che vi siete fatto influenzare dalle teorie scientifiche della signorina. Oh no, è il dottore che influenza me. Ve lo posso garantire. Avete visto? Il tavolo si è mosso. Sarà lui. Che cos'hai? Ma che succede?
Cos'è stato? Avevamo paura e volevamo fuggire. E ci siamo avviati all'uscita. Ma la porta d'ingresso era bloccata. E poi siamo stati investiti da un gran vento contro il quale era impossibile. Era impossibile lottare. Questa casa è infestata da uno spirito malvagio. Quello di mio marito? No, anche lui ne è stata la vittima. Ma che cosa dite? Ascoltate, ciò che possiamo supporre è che in questa casa sia stata uccisa una ragazza di cui sappiamo che si chiama Judy. Ma non sembra che lo spirito sia placato. Ma perché? Che cosa intendete dire, Yamashita? Ci saranno altre vittime. Questa casa è maledetta. Judy e i suoi genitori furono le prime vittime. Vittime innocenti di una maledizione spietata e crudele. Ora sento però che c'è qualcos'altro. Come un terribile sortilegio che ci avvolge tutti. Non avresti mai dovuto seguire quella gente fin qui. Tu sei posseduto da un corvo. Sei un'incarnazione del diavolo. E questa in cui sei è la casa del pozzo di Satana. E tu come lo sai questo? Sono un medium. Mentre passavo vicino a questa casa, ho sentito l'influsso malefico delle forze demoniache che la infestano. Sapresti dirci di chi è lo spirito che domina questa casa? Dovrò sottopormi ad una profonda concentrazione mentale, per cui sarà molto pericoloso accendere improvvisamente la luce o comunque interrompermi con qualche richiesta o domanda. Solo quando sarò entrata definitivamente in trance potrete farmi tutte le domande che vorrete. Adesso sembra ciò. Tacete. Cerca di parlare. Yoshi! Ora sei Chonin Mitake? Chonin? E se ti faremo delle domande, tu risponderai? E allora dici della ragazza, di quella che avevi portato qui.
Vogliamo sapere com'è morta. Nel fuoco. Nel fuoco? È stata una disgrazia? No, non è stata una disgrazia. Si è suicidata? No, no. Com'è morta allora? È stata uccisa. Uccisa? E chi fu a ucciderla? Io l'ho ammazzata con le mie stesse mani. E allora avanti, dici come hai fatto. Le diedi fuoco, l'ho fatta morire tra le fiamme. Il suo corpo nudo lo avevo tutto cosparso di benzina. Ma appena appena però. Poi le diedi fuoco ed ecco che allora cominciò a urlare. Urlava. E io le gettai addosso dell'altra benzina. Come un verme si contorceva e il fuoco la divorava. Volevo baciarla, ma il fuoco le aveva cancellato la bocca. No, basta, no. Eri già impazzito quando hai fatto questo? Impazzito? Sei stato così crudele perché eri pazzo? Io? Tutti sono pazzi, non lo sai anche tu, forse? Yoshi! Johnny, chi è che amavi veramente? Tua moglie oppure quella ragazza che portasti qui? Tutte e due. È vero, le amavo tutte e due. È stato perché avevi ucciso la ragazza che sei impazzito? È così? Non è per questo. Ti ricordi? Ci amavamo anche sul lettino dell'ospedale. E mio padre di nascosto ci veniva a guardare dallo spioncino della porta. Non è vero. Io sì, devi stare attenta con lui, attenta. È una menzogna. Puoi dirci di chi è lo spirito che infesta questa casa? Johnny, cosa voleva dirmi prima di morire? Dici qual è lo spirito che ti lega a questa casa. Ti prego, diccelo. Parla. Tominaga. Il barone Tominaga. Il mio destino
e di uccidere tutti quelli che mettono piede in questa casa. Perché? Volete proprio saperlo? Era pazza, ma io ne ero perdutamente innamorato. E invano cercavo di possederne l'animo folle, oltre il corpo che mi aveva stregato. Ero come preso in un crudele sortilegio che mi privava di ogni volontà, di ogni discernimento. La volevo solo per me. Volevo che fosse eternamente mia. Era la mia vita. Ma all'improvviso, una sera d'estate... Il mio spirito resterà in questa casa e tu porterai il peso della mia maledizione finché vivrai. Da quel giorno, chiunque sia fermato in questa casa non è più uscito vivo e non sarà fatta eccezione per nessuno di voi. Dov'è ora?
puzzo di Satana. È il barone. Se provvediamo a seppellirlo, forse non ci perseguiterà più. Cos'è accaduto? Tutto addosso. Che non ci riesce. Non lo so. Tu non muoverti di qui. Che cosa vuoi fare? Salirò in soffitta, devo trovare una via d'uscita. Cerca di far presto. Chiudi a chiave la porta.
Yamashita. Dove vuoi andare? A dare un'occhiata. Neanche tu puoi uscire di qui. Lasciami stare. Vieni. Lo so benissimo che donna sei. Lo so che correvi di nascosto in ospedale a infilarti nel letto di Chonin. Eppure sapevi che era pazzo. E ormai sapevi anche che aveva un amante. Ma ci andavi lo stesso perché ti piaceva. Lo so che donna sei, Yoshi. Non è vero. Sì che è vero. Lo so. Quello che lo spirito di Chonin ha detto è la verità. Io ti ho vista. Io ti ho vista. Ah.
Yoshi. Vattene! Vattene via! Vattene! Vattene! Fermati!
Ricordatelo, finché vivrai tu non potrai tradirmi.